Siamo a Messina, stiamo percorrendo la via Palermo che una volta era la strada principale di accesso alla città lungo la riviera tirrenica. Da qua si scavalcavano le colline, i famosi Colli Saritti, e si arrivava fino alla strada statale per Palermo. Ecco, di fronte a noi si intravede il viadotto Ritiro che è stato costruito 25-30 anni fa per collegare l'autostrada Messina-Catania con la costruenda autostrada Messina-Palermo. Questo viadotto è un'opera d'arte notevole, e poggia tutto su piloni alti 70 metri e scavalca i Monti Peloritani attraverso una galleria, la galleria Telegrafo, che è fatta sulla sommità dei viadotti che poi scendono verso Milazzo. Adesso col nuovo svincolo progettato dall'amministrazione comunale di Messina si dovrebbe aprire un nuovo svincolo a giostra, proprio la parallela a questa strada via Palermo. Questo svincolo di giostra fino a pochi giorni fa era un problema di inaugurazione perché si parlava di un giunto che probabilmente è un problema tecnico insormontabile, perché il primo viadotto è stato costruito senza tenere conto di un probabile vincolo, quindi il peso del giunto sopra il vecchio viadotto non è stato calcolato nella costruzione dei piloni. Ma a questo adesso si sta aggiungendo un altro problema, cioè i nuovi viadotti costruiti per portare lo svincolo a 70 metri di quota sono stati fatti in mezzo alle case che qua vedete. Mentre il viadotto Ritiro è una linea rettilinea che attraversa tutto il quartiere, nel caso dello svincolo si tratta di fare il famoso quadrifoglio dello svincolo autostradale, e quindi ben 4 ingressi e 2 ingressi e 2 uscite per ogni corsia. Questo ha comportato la costruzione di decine di piloni. Ecco, cominciamo a intravedere qui in questa salita i piloni dello svincolo nuovo che sono stati poggiati, su cui sono stati poggiati dei travi di ferro che invece potevano essere costruiti in cemento armato, ma comunque qui ci sono stati problemi tecnici notevoli per la scelta dei viadotti. Adesso lo svincolo è finito al 90%, c'è un problema di giunto. Ci stiamo avvicinando a questo bosco di piloni, già ci sono qua di fronte a noi 20 piloni dell'autostrada con relativi svincoli fluttuanti a 70 metri d'altezza. Uno spettacolo incredibile. I piloni sono accanto alle case, proprio a pochi metri dalle case. Lavori in corso. Adesso stiamo prendendo una stradina che ci porterà a una località molto frequentata perché c'è la scuola. Ecco, i piloni proprio passano anche con un dislivello notevole perché devono scendere da 70 metri quasi a quota zero, perché poi lo svincolo si innesta in una galleria che porta verso l'università, verso l'Annunziata. Quindi oltre allo svincolo di giostra devono anche disimpegnare questa galleria che va verso l'Annunziata. Il sindaco se n'è andato consegnando tutti i lavori in mano all'ANAS, che da qualche tempo ha una battaglia, anzi una guerra in corso con il consorzio autostradale siciliano, perché si vogliono impossessare delle autostrade siciliane, e questo dello svincolo di giostra è una battaglia che hanno ingaggiato per la risoluzione dei problemi tecnici. Quindi in questa impresa sono coinvolti non solo il consorzio autostradale siciliano ma anche l'ANAS. Ecco, questo è il quartiere popolato, molto popolato, di Ritiro. Sopra questo quartiere è stato costruito tutto questo gigantesco svincolo.
che ha decine di piloni. Queste strade sono molto antiche perché risalgono sì al periodo post-terremoto, però erano già esistenti prima perché di qua si saliva sui colli. Quindi anche il percorso è tortuoso perché era probabilmente un'antica strada di campagna. Ecco, qui siamo sul torrente Giostra. Adesso saliamo verso questo grande vialone che era una volta era un torrente, poi è stato coperto e adesso è diventato il torrente, il viale Giostra. Adesso saliamo sopra per vedere gli svincoli dall'alto. Uno di questi viadotti già in funzione, disimpegna proprio qui dal torrente Giostra lo svincolo dell'Annunziata, si può entrare da qua e arrivare all'Annunziata attraverso questo, uno dei due nastri stradali è completato. È un incrocio un po' pericoloso perché scendono le macchine a una certa velocità. Ecco il cartello, recita Mastra, Castanea, Salice, Portella Castanea, Vitorania. Ecco, questi sono i vari piloni. Ancora il guardrail non è completato, quindi siamo lontani dalla consegna di questi lavori. Di qua si va alla sulle colline di Messina che si chiamano Colli Sarizzo e qualcuno si chiede come mai lo svincolo non è stato fatto in questo quartiere di San Michele che potrebbe essere molto più semplice la realizzazione, poteva essere molto più semplice la realizzazione in quanto qua siamo quasi al livello dell'autostrada, ecco l'autostrada passa proprio a 10 metri, 15 metri d'altezza sopra questo quartiere, mentre lo svincolo è stato costruito su piloni alti 70 metri. Cioè come mai hanno fatto questa scelta, molti si chiedono, di costruire il pilone in una zona dove effettivamente avrebbe comportato l'utilizzo. Ecco qua vedete i viadotti sono in cemento, sono in conci di cemento prefabbricato, quindi una tipologia costruttiva completamente diversa da quella dello svincolo che invece è tutto in acciaio. Ora giriamo e torniamo indietro per fare la via Palermo, vediamo com'è. Vedremo dalla via Palermo come si vede questo nuovo svincolo di Messina Giostra. Questo è un quartiere antico, qua c'è pure una chiesa. Da qui inizia il torrente San Michele, che è interessato ogni anno da allagamenti perché ha una portata d'acqua notevole che viene dalle colline di Messina. Questa è la vecchia autostrada, che risale al 1975. E questi di fronte a noi sono i nuovi svincoli che collegano l'Annunziata. Adesso questo è il cantiere è posto proprio a una quota quasi alla più altezza dell'autostrada, ecco là si vede la galleria, siamo a 10 metri sotto la galleria dell'autostrada, quindi da qui già eravamo quasi a livello per entrare dentro l'autostrada. Perché abbiamo fatto lo svincolo 500 metri più in basso non si riesce a capire. Questi sono un tipo di costruzione moderna, negli anni 70 si cominciò a costruire con queste casseformi e sono tutte praticamente alla fine diventa monolitica, non è una trave appoggiata ma è una costruzione in cemento armato modulare che si autocostruisce, autoportante, è un sistema modernissimo. Mentre quelli sono in acciaio, mentre il nuovo svincolo è tutto in acciaio, quindi un conch in acciaio, e si differenzia completamente da quello in casseforme in cemento armato. Facciamo un break su questo primo video per passare a un secondo.